ci avete fatto caso, sia il Vangelo, questo Vangelo di Luca, lui lo sta scrivendo, dice, è deciso a scrivertene con ordine egregio Teofilo. Lo sta scrivendo per Teofilo. Che cosa vuol dire Teofilo? Lo sapete? Vuol dire amico di Dio, caro a Dio. Teos è Dio, filosofo di amico, amico di Dio. Allora, guardate anche negli Atti, Luca ritorna dicendo caro Teofilo. Allora ci sta dicendo che sta scrivendo per te che sei già amico di Dio, ma ti sta scrivendo anche dicendo che se accogli questo messaggio, questa visita di Dio, questo progetto di Dio, e ti lasci coinvolgere, ti lasci abbracciare, tu entri in una relazione nuova che ti rende davvero amico di Dio. Tu sei amico di Dio, però se ti lasci, se entri in relazione, se accogli, se ricevi e poi vedremo, lo trasmetti questo messaggio, tu sei l'amico di Dio. È come se dicesse, ti devo rendere conto che sei coinvolto, questo sta dicendo Luca, nell'oggi della visita. Dio ci sta visitando, e si visita davvero, continua a visitarci, e la sua visita, ripeto, non è una visita di cortesia, ma è un abbraccio che salva. E avere questa consapevolezza di essere visitato da Dio significa diventare amico di Dio, e per cui devi imparare ad ascoltare e poi a raccontare, non solo ascoltare con attenzione, ma poi a raccontare, perché si accoglie la novità della visita, se ne fa esperienza di questa visita di Dio attraverso il lieto annunzio, e poi chi accoglie è coinvolto a saper trasmettere. Come a me qualcuno ha trasmesso, dice Luca, così poi tu sei coinvolto a trasmettere agli altri. Ma guardate che c'è, dirà Paolo, che siamo chiamati a diventare noi col nostro vissuto lettera di Dio, cioè c'è chi sa scrivere, c'è chi non sa scrivere, c'è chi sa parlare, c'è chi non sa parlare, non è importante. La tua vita, dice Paolo, e Luca è stato anche discepolo di Paolo, la tua vita è coinvolta a diventare lettera di Dio. Lettera di Dio.